Benvenuta Simone Sette Borsellini. Sì, solo Seth Borsellini, diciamo. Esatto, Che esatto. Simone, il mio alter ego, buono. Lo lasciamo a casa, eh? Stasera c'è solo Sette, va bene? Esatto. Come stai? Io sto bene e sono gasatissimo per questo Moodness, l'uscita del nuovo disco. È stato un anno lungo. Questo essere rintanati è servito per scrivere tutti questi pezzi, per produrre l'album. È stato un lavoro lungo e duro, però diciamo che abbiamo fatto tutto in tempo record e tutto ad altissimi livelli, grazie anche a tutti quelli della produzione che mi hanno aiutato e hanno lavorato insieme a me. E diciamo che sono molto soddisfatto di quello che è uscito fuori. Ci credo, adesso arriviamo a tutti i dettagli perché tu arrivi subito al dunque, ma io voglio un po' ripercorrere con te Certo, anche un po' di passato, assolutamente. perché diciamo la tua estrazione è metal sostanzialmente, la tua anima è dark, se vogliamo. Assolutamente sì, questo progetto qui proprio estrae da me proprio tutte le sfumature del metal, diciamo, tutto quello che ho dentro, la parte più oscura, perché poi è un po' anche il modo per esorcizzarla nella vita reale, diciamo, no? Mettere, da qualche parte devi metterla quella parte lì, è meglio metterla nella musica, nell'arte, in quello che vuoi tirare fuori e lasciarla da parte nella vita reale. Ed è anche per questo che il disco è così cupo e potente. Potente, direi, lo Certo, definirei, sì. sì, perché ho avuto il piacere di ascoltarlo in streaming, è veramente forte e si vede proprio tutto il dark che esce, davvero, molto, molto bene. Anche il commento su YouTube è stato così, però non ho altre parole per definirlo. Noi ci incontrammo dunque 2 anni fa, a Genova. È vero? Sì, Con Seth sì. Mars, mi ricordo, dove hai fatto una bella performance, tra l'altro rock, e poi ci siamo sentiti per l'uscita del primo singolo di Moodness, È ormai un anno, è ormai un bello giusto, anno, quasi un anno, quasi un anno. sì, Quasi un anno. eravamo, non era ancora scoppiato appunto il Covid, tra No, l'altro. appunto poi il live quello con Steve Barth è stato l'ultimo live su un palco, vero. È Diciamo, vero. poi ho fatto qualche apparizione in acustico, ma nulla di più. È quello che manca di più a Sì. chi suona, a tutti quanti, penso. Ed è davvero un casino per noi musicisti, ma per chiunque, per chi fa spettacolo, non poter esibirsi davanti a un pubblico ti toglie una parte che hai dentro, è una parte un 50% secondo me. Quindi ci si riversa in studio a cercare di fare video, a fare altre cose che possono comunque esprimere quello che sia dentro, però il live è la cosa che più di tutte manca. Poi Che manca, eh sì. E poi il contatto col pubblico, esatto. il rapporto che si forma durante i concerti, questa cosa qui è veramente una grossa mancanza. Spero che in un modo o nell'altro, un altro anno si riesca a riprendere. Esatto, anche perché Moodness va sentito dal vivo, Eh sì, questi qua sono perché pezzi che dal vivo avranno una grossa carica. Ci stiamo preparando con la band per un grande show, poi l'abbiamo un po' lasciato lì. Sicuramente dal vivo avrà una potenza ancora più espressiva rispetto al disco. direi proprio di sì, anche perché i due video, Chrysalis e adesso Text Mayhell, è proprio il culmine, diciamo, dell'arte figurativa dark, Sì, quindi. diciamo che con Tate Mayhell abbiamo voluto un po' esagerare e portare, diciamo, all'estremo tutti i vari concetti e sappiamo che è un po', nel senso,
ci possono essere delle critiche a riguardo, perché abbiamo voluto lanciare un messaggio molto potente, che in realtà, secondo me, dovrebbe far pensare. Secondo me il voler sbattere un po' in faccia le cose in maniera molto diretta e molto esplicita, arrivi meglio a far riflettere le persone. Poi c'è anche chi non riflette per niente, ma quelli Questo. purtroppo che tu faccia vedere cose forti o cose deboli, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Quindi lì abbiamo voluto proprio esaltare i due opposti Sì. e far vedere appunto, come dire, l'attrazione tra due persone che non si sarebbero mai attratte, cioè una figura che rappresenta il bene e una figura che rappresenta il male, ma chi è che ha deciso cos'è il bene e cos'è il male? È un po' quello l'interrogativo di Taste My Hell. Quindi poi non c'è niente di male che questi opposti si attraggano, è la cosa più, è il messaggio che volevo lanciare con quel video lì. Bello, bellissimo, molto d'impatto, davvero. E anche bisogna leggerlo senza pregiudizi alla fine, come dici tu, insomma. Sì, non bisogna limitarsi a vedere quello che si vede Esatto. nell'apparenza, poi si può andare anche oltre, pensare perché è stato fatto questo e leggere il testo soprattutto. Perché cantando in inglese molti danno poca importanza al testo, soprattutto vabbè, qua che siamo in Italia dove non è la lingua principale. Mentre invece bisognerebbe, cioè è bello la musica in generale, il testo e la canzone che vanno insieme e poi il video che rappresenta ancora di più quello che si dice nel testo. Quindi è bello tutto il pacchetto completo. Bellissimo, bellissimo. E senti, anche quella pittura in viso la voglio anch'io, perché io volevo pitturarmi stasera, poi ho detto no, sei tu il protagonista. Diciamo che i trucchi abbiamo avuto, avrò anche per i prossimi video una grande truccatrice che saluto, che è Anna Nessi, Brava Anna, che è brava. molto brava e l'ho voluta fortemente perché soprattutto nel genere che faccio io è secondo me una dei top che abbiamo qua. Quindi Davvero, Anna, guarda, si vede si perché vede. poi Sì. il video ha cambiato da così a così anche per merito suo e anche per merito di Lucerna Films, che saluto Andrea e Beppe, che come al solito fanno un grande lavoro in fase di organizzazione, montaggio, riprese e tutto quanto. Guarda, aspetta, vediamo un po' se si vede. Ah, qualche Sì. imbagliore, però volevo mostrarlo al pubblico. Spettacolare, questo trucco, davvero bello. Poi di Anna che lo voglio anch'io, C'è E un po' di senti, lavoro dietro, un po', qualche ora di trucco. beh, si vede, bello, bello. E senti, ricordiamo un po' la produzione. Tu hai citato, vabbè, Lucerna Films, bravissimi, ma anche Simone Carbone, Assolutamente nostro grande amico. produttore e amico, e con cui che ha curato anche gli arrangiamenti dei pezzi. Insieme abbiamo trovato questo percorso. Un giorno mi ricordo che mi ha chiamato e mi ha detto: sì, ma ascolta questo pezzo, com'è cambiato? Vuoi proseguire su questa linea oppure cambiamo? E mi ha mandato questa prova di arrangiamento della title track che è Moodness, è completamente elettronica. Queste chitarre cupe potenti, qua stiamo cercando qualcosa di diverso rispetto al solito sound rock metal. E io gli ho detto: wow, sono rimasto scioccato da quello che lui aveva fatto, perché era proprio quello che, come dire, che avevo in testa io per trasmettere il messaggio dei pezzi. Proprio calzava perfettamente l'arrangiamento con le parole e la musica che avevo scritto. Quindi questa accoppiata qua ha fatto uscire fuori questo sound, che poi grazie anche al batterista Cristian Parisi e Francesco Martini, che ha suonato le chitarre, abbiamo collezionato questo prodotto che secondo me è davvero Una quello bomba. che avevo in testa, ecco, perlomeno quello, proprio quello che avevo in testa, quello che volevo.
e ne sono convinto ancora adesso, dopo averlo ascoltato un milione di volte. Ci Una credo. menzione particolare va a Panorama Mastering, a Nicolas Di Lorenzo, da Melbourne, che ha fatto il master. Lui è veramente il numero uno. Prende i pezzi, te li gira, ti fa uscire fuori tutte le sfumature, tutta la potenza. Bello, bellissimo. Ricordiamo brevemente, anche non brevemente, le tracks, i brani. Sono 11 brani. Sì. Partiamo appunto da un intro, poi abbiamo Contagion. Sì, chiaro riferimento. Sì, eh sì, attualissimo, direi. Attualissimo. Sì. Moodness, appunto, titolo appunto del CD. Dust My Head, appunto, il secondo Ne parlavamo singolo prima, di cui sì. parlavamo prima. Poi abbiamo Needle Thread, Needle and Thread. bella, bellissima, anche È una questa. ballad molto profonda e molto cupa. Surface. Prossimo singolo in arrivo È lui? è Surface? lui, Surface, in anteprima. Wow. Arriverà un video decisamente diverso da Taste My Hell, ma lo stiamo girando in questi giorni, finiremo le riprese a gennaio e sarà una bomba, veramente una bomba disumana. Abbiamo coinvolto un po' di persone e vedrete, non posso svelare ancora niente, ma sarà veramente potente. Su Genova, sempre nei tuoi dintorni o Più o meno, sì. immagino. Abbiamo girato un po'. Sono curiosissima, sai che io stanotte non dormirò, eh? Bene, bene. E poi cosa abbiamo? Ted Fogg, That fog, sì. Chrysalis, il primo appunto singolo, bellissimo, quella cassa con questa claustrofobia, te l'avevo già detto. Thousand Times. Un'altra ballad molto Cupa. Sì. profonda, un pochino più rilassata. Bellissima. Triple Six. Sì. E The Faceless Man. Yes. In chiusura. Bella. Complimenti, davvero. Non vedo l'ora di toccare con mano il singolo e di vederlo tutto da live. Eh sì, abbiamo lavorato molto anche sull'artwork. Sarà una confezione a cofanetto, diciamo, a digipack con tre ante che si apriranno e lasceranno, diciamo, il CD centrale. Sarà un po' particolare rispetto al solito a due facce. Ho scelto di non mettere il libretto perché i testi sono scansionabili col QR code, si va direttamente al sito setborsellini.com. E da lì si potranno leggere tutti i testi. Fantastico, all'avanguardia anche, Sì, abbiamo una cosa un po' diversa. Secondo me funziona. eh? Certo, vinile no. Vinile, vedremo. Vedremo. Bene, sette, cosa vogliamo dire ancora? Disco, cosa ci siamo dimenticati? Ma semplicemente volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato, tutti quelli che hanno creduto in questo progetto, tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto e spero di vedervi tutti quanti dal vivo sotto il palco prestissimo, perché abbiamo un sacco di energia da dentro di noi e veramente vogliamo urlare a tutti queste canzoni e sprigionare la potenza di questo moodness qua. Di Sì, ci sta, ci sta. seguirmi su Instagram, sui vari social, su Facebook, su iscrivervi al canale YouTube. Fatto. Bene. Da prima. Bene, bene. E di continuare a supportare il progetto perché è completamente autofinanziato, non c'è nessuno che finanzia questo progetto, si fa tutto con le proprie forze. E si cerca di tirare avanti e tenere duro. Quindi doppiamente complimenti. Bene, Seth. Senti, suonami un po' qualcosa, lasciamoci con un pezzo live, acustico, Va dai. bene, visto che non si suona più dal vivo, Dai. faccio
sentire l'ultima traccia del disco, che è un pezzo in acustico, completamente acustico, molto profondo, che parla si chiama The Faceless Man, l'uomo senza volto. È un po' il ritratto di un uomo che ha smarrito se stesso e critica se stesso, ma scopre solo alla fine che sta criticando se stesso. Alla fine è lui l'uomo senza volto. È un po' il ritratto di tutti quelli che si smarriscono, che perdono la strada, che poi in qualche modo riescono a capire che è in loro la cosa che non va. Il Faceless Man. Behind his heavenly eyes, rising echoes of seaweed sign. No memories, no light. His gaze is streaked with pain and crime. There's a void inside his soul. It will be forevermore. As the birds him, now his body's an empty shell. Sometimes I even think I just can hear his lover in the wind. Soundless voice awake, like the rustlings of the winter fallen leaves. He had a lot of dreams, but now it wanders aimlessly in the mist with no one come back anymore. Stands in front of me. In the mirror, I see myself. The faceless. Grazie a te. Ci vediamo alla prossima e grazie per questo spazio. Saluto tutti. E Un piacere. mi raccomando, appena esce Moodness, compratelo e spammate. Esatto. To hell, you please to see me now. Your lipstick is made of
soul prayers can purify your souls. It's dirty. It's dirty.